Ben nel mio canale o benvenuti nel mio canale, io sono ValuzaSims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra nozzo so Barry Challenge. Allora siamo tornati in casa Rainbow ragazzi e le mamme si sa sono un po' più attente, controllano un po' tutto e la nostra mh, nota che come dire la sua pargoletta... Non ha toccato cibo, quindi vien da sé, ragazzi, che qualche domandina se la pone, no? E io immagino le domanderà, uh -huh. tesoro, ma come mai? Ma stai bene? Qualche problema al lavoro? Prima di tutto le chiederà della carriera, ecco, e ovviamente si devono alzare perché... Uh -huh. Tesoro, tutto bene, cara? Dopo il tuo viaggio di lavoro? No, uh -huh. certo, mamma. Uh -huh. Va tutto benissimo, ragazzi, no, 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 no. ragazzina ha un po' il coraggio, devo dire, anzi non ce l'ha per niente, Casi Sì, la sua madre, no. so Casi, ma... quasi di vedere dei colori diversi in te, e poi ho notato che non bevi neanche più il tuo solito cappuccino al mattino, va tutto bene, mm -hmm. mm -hmm. sei per caso scrivendo un nuovo capitolo della tua vita, le mamme ragazzi hanno, no? come dire l'occhio lungo perché vi ricordo che la nostra dolce attesa è di chi ma di Rengi ragazzi il suo più grande e temuto non che temuto perché diciamo ragazzi che lei teme ovviamente ehm, il nostro Rengi avversario politico ovvero ragazzi questo tizio qua che perfido tratto sconosciuto l'avevi conosciuto i tratti però vabbè Rengi ragazzi con il quale vi ricordo, perché si fosse perso un po', fosse rimasto indietro, eh, che la nostra eh, ha stretto un patto: avere insieme questo figlio, perché entrambi sono iscritti, ragazzi, a un sito, no? Immaginiamo, non, non... sì, ecco, no? Come un'agenzia, immaginiamo l'agenzia tipo per incontri, l'agenzia matrimoniale, dedicata apposta a chi è in cerca di un donatore, di una persona comunque disposta ad avere un figlio, non dal punto di vista proprio fisico, ma dal punto di vista più che altro considerato artificiale. Però i nostri casualmente hanno scoperto che sono entrambi iscritti a questo sito e hanno deciso di mettersi d'accordo sull'avere questo pargolo insieme. Ovviamente, poi non c'è stato, stato nulla di artificiale, ragazzi. In tutto questo, però vabbè, e, e la nostra, no, mentre lui, abbiamo visto prova delle attenzioni, comunque no? verso di lei pur essendoci, ragazzi, molto screzzi tra loro, lei invece ha preso questa decisione soltanto al semplice, col semplice scopo, diciamo. Di toglierselo di torno, cioè nel senso l'idea di Deidre è la seguente: nel momento in cui nascerà il bambino, nel momento in cui diventerà il padre di mio figlio a tutti gli effetti. Non mi farà più la guerra in quanto io madre del, di suo figlio e quindi avrò via libera per appunto avrò la strada spianata nella mia carriera. Non avrò nessuno che riuscirà a tenermi testa, ecco. Però non l'ha comunicato, ragazzi, questa decisione ai suoi genitori. Questo viaggio di lavoro in realtà era doveva servire per incontrare il donatore ragazzi poi lei ha scoperto che era Renji, insieme hanno deciso lei magari si è assentata per un periodo ovviamente ragazzi perché senza le gravidanze rapide proprio però noi dobbiamo un attimino adattarci no? con i tempi immaginiamo che la nostra ragazzi per stare già un passo avanti con la gravidanza ovviamente dobbiamo tipo ipotizzare che ehm, magari si sia assentata per qualche mese ecco e quindi ragazzi lo, i suoi genitori non sanno della sua decisione, del fatto che lei attualmente è in dolce attesa eh, non lo so tesoro, se tua madre ti vedo diversa, interviene Milton con le sue parole di saggezza, tesoro che cos'hai? ma stai benissimo a livello di Butter scusami se te lo dico, ah no non è vero scusate, eh, torno subito e lei a quel punto si rivolge a lui insomma, no? E dice, dai, ora dimmi... Chiedi di un altro sim. Eh, eh l'ispovera di Deidre. Ora dimmi che non hai notato niente di strano in lei. Forza, ste fusion mistiche. Oh. Caro, ti prego, dimmi che anche tu hai notato qualcosa di strano in lei. La vedi oh, tu stessa, stessa, stessa? Oh, yeah. si, ma... Oh. ma nostra figlia è in gamba, non ti devi preoccupare, tesoro. Milton, tu la fai troppo facile. Siediti, cara, Siediti, brava. Se ha deciso di scrivere un nuovo capitolo della sua vita, fa bene. Dopotutto lei sa quello che fa. E vi faccio notare che secondo semestre è fra cinque ore. Non facciamo scoprire una guerra inutile. Tesoro, tu stai leggendo troppi libri in questo periodo. Anzi, cara, senti qui. Beh, io starò anche leggendo troppi libri, ma tu non ti preoccupi per niente. Ora non fare una delle tue solite lamate, va bene? E lui tesoro? Ti serve un'auto nuova per calmarti, eh? No, caro, non è quello il problema. Allora, dunque, um, direi basta voi due a flirtare. Perché immagino basta questo chiosco. Milton, ma che però stai dicendo? Che magari no, eh, lei abbia detto: Ora, forza, tu parla con tua figlia, dille qualcosa. E lui ovviamente, da um, bravo fessacchiotto che non ha capito un pelo della situazione, si complimenta oh. per il Ma ci penso io, tesoro, stai a guardare. Beh, sai, in effetti tua Mi madre ha ragione, tesoro. Vedo che hai investito dei soldi in un nuovo look. Sei stupenda, lei. Ma veramente, papà, sono vestita così dall'inizio della challenge. E la madre... Oh. Perché lascio fare le cose a lui? Perché? Eh, lo so. Violet, cara, ancora te lo stai domandando. Non dobbiamo far agire Milton. No, Milton è... una mina vagante, purtroppo, e lui condivide l'insicurezza con tua figlia, perché ovviamente, invece di capire cosa c'è che non va... Tocca, veramente, guarda, ma mi lasci ti come ti bello bello una statua. Sono vestita così dall'inizio della to challenge. Ehm... Non ho giorni di pioggia nella mia vita Ma certo tesoro Fortuna che te ne vai a lavorare fra un'ora caro Vedi io ti capisco Hai qualche insicurezza amorosa Chi meglio può comprenderti di tuo padre Che ha vissuto per tutta la vita Con l'insicurezza a causa di tua madre Che mi ha fatto penare per questo matrimonio Eh sì papà Guarda no nella mia vita splende il sole Non ho incertezze del genere Non è cambiata musica nella mia vita Da quel punto di vista Bene allora direi che è tutto a posto eh, in realtà, insomma, non volevo dirvelo con lo smartphone <ride> e non vorrei scoppiarsi una guerra, ma c'è qualcosa di cui vi dovrei parlare. Eccola lì, e lui, beh tesoro, <ride> immagino, insomma, no? Vorrai, come dire, vuoi approfondire un discorso artistico? Perché sei tuo padre, oltre ad essere un grande scienziato, è un, gran, un grande uomo d'arte. E lei, no, pa, guarda, non è di questo che... di cui ti vorrei parlare, ecco, insomma. Non c'è tratta di arte o di nuovi colori, cioè diciamo che ci sono dei nuovi colori nella mia vita in questo momento. Eh, e lui mi va, ah, che bello! Fai una conversazione personale profonda con entrambi. È sempre bello avere dei colori nella propria vita. E comunque ricordati, cara, le tue origini, anche se ora puoi permetterti di brillare come una stella, sì papà, lo so, sono una vera stella, ci siamo nutriti di tramezzini al formaggio grigliato per tanto tempo. Eh sì, senti, a proposito di essere una stella, devo dirvi una cosa, ma certo, stella mia, parla pure, vedete, siete persone di mondo, quindi potete sicuramente accettarlo, beh, tesoro, parla chiaro, insomma... Io guarda, basta che non siano cose imbarazzanti. Però, bella di papà. E lei, ma no, papino. <ride> diciamo che non è una cosa così imbarazzante. E, sì, mh, vai, condividi colori, la notizia. Vedete, io devo proprio dirvelo. Guarda, basta che non fa bella prendere uno un coccolone a tua madre, bella capisci? Bella perché poi la devo bella sopportare bella. io. Milton, ti prego, è una bella giornata di sole, non rovinarmela. Ecco, papà, vedi. Io sono incinta! Tu cosa? La reazione di Milton: Beh, ragazzi, è la sua pargoletta. Incinta, la prima, cercate di capirlo. È sotto shock per lui. È sempre una bambina, ragazzi. Non, non capisce che ormai è una, è una donna. E Violet, lo sguardo di Violet, ragazzi, cerchiamo di capire. Lo sguardo di una che dice: <ride> Lo sapevo, ci avevo visto lungo io, eh. Del resto, sono una donna, ho so sempre quella marcia in più. Beh, cara, com complimenti per la modestia, ehm. Poi. Ma come? Ma, ma di chi? <ride> no, bello, sì, spero bello, scherzo. No, mamma. Mi fatti, insomma, We're non poi lei stava spiegando tutto. Lei, cara, la vita è tua, tesoro. Ma We're... sicura che sia proprio il caso? Guardate lo shock. Il caso di insomma, avere un figlio con questi sistemi assolutamente poco tradizionali? E lei, sentita da che pulpito, voglio dire, cioè papà ne ha avuti 500, non in modo molto tradizionale, ha ragione, scusatemi, eh. Beh, fantastico, sto per diventare nonna. Che sarebbe che stai un discorso imbarazzante. E la nostra comunque sta spiegando tutto, no? Ai genitori, sta dicendo del, diciamo, del sito, eh, di questa sorta di agenzia, no? Chiamiamola così, che si occupa di queste cose. E lei, Milton, ti prego, non dire che questa è una macchia, no? Sulla tua vita, ok? Perché non è come una macchia su una maglietta, hai capito? Non posso fare. Lui, guardate questa cosa mi sconvolge perché lei, ragazzi, fa il nome nome e cognome, ovviamente, del padre. Del pargo all'inizio non lo voleva dire, però è la sua famiglia, ragazzi, è una famiglia di stramboidi. Eh, quindi eh, figuriamoci al, al, dal suo punto di vista, se possono giudicarla. E effettivamente non ha tutti i torti, eh, ragazzi miei. E, no, 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 no. Sta dicendo lui: quel Kurosaki. Mi stai dicendo che è il figlio di quel Kurosaki. Eh, papà, non, non capisco, sì. ci sono problemi, quello è un pessimo soggetto. Guarda, io ne so qualcosa. Ho avuto fare con lui nella mia lunga stifano. carriera. Comunque, devo andare al lavoro, poi ne parlo. No, ma non volevo portare giorni di pioggia. Però, capisci: sono una donna in carriera e non sono interessata ad avere una relazione seria in questo momento. Tesoro, ma tu non devi prendere esempio da tua madre e da tuo padre? Sei una donna che può viaggiare molto, insomma. Sei sicura che è così che vuoi la tua vita? Eh? Quindi, avere dei figli non è un videogioco. Non è che stai commettendo una lamata. Ma no, mamma, non voglio avere dei figli. Io voglio averne uno solo, capirai? Secondo me già uno. Fra virgolette è come stare in manette, nel senso che limita la tua libertà sotto molti punti di vista, e fa la pipì sotto e ti fa poi sentire vecchia come un dinosauro quando ti chiama mamma. No, 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 uno solo, anche perché non voglio sposarmi, capisci? È solo una questione d'affari e lei d'affari? Non capisco. Mi suona strana questa musica, figlia mia. E lei, immaginiamo, abbia raccontato tutto alla madre, ma tesoro! La mamma ora sarà un po' come dire, influenzata dai romanzi che sta leggendo, ma non è questo che io mi aspettavo, mamma, ok, non devi vederla in questo modo. Non ci sono nuvole nella mia vita, io ho ben chiaro i miei obiettivi, i traguardi che voglio raggiungere. Quindi ti prego. Tesoro, l'importante è che sei felice tu, ma sono tua madre, sono preoccupata per te. Ma non devi. Stai tranquilla, non ti preoccupare. Va bene. Va bene, tesoro. Se lo dici tu, dice la madre. Giustamente dicevo, fa un po' come te pare. Alla fine della fiera, ragazzi. Scusatemi. Cosa, eh, volevo fare un'altra cosa. Volevo. In realtà, ragazzi, ecco qui: fare un raduno con le sorelle. Inizia il raduno perché la nostra comunicherà la notizia a tutte loro. E la madre qui. Vedrai quando lo sentiranno le tue sorelle. Secondo me non approveranno per niente. E lei è la mia vita, non devono approvare. Ok, va bene, tesoro. Sei stata più che chiara. Quindi sedete insieme, che sono arrivate. Mi sembra di aver capito. Forza, accomodatevi, ragazze. Ho preparato uno stuzzichino. Va bene, cara. Grazie mille. Completato. Quindi vai, vai. Oh, è già della prima ad arrivare, tesoro. Abbracciala, per favore. Amichevole, abbraccio affettuosamente. Saranno loro a occuparsi dei regali per il pargolo per la pargola. Beh certo tesoro, saranno loro. Mettiamo eh, qua. Ci fa. Oh, 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 finalmente siete arrivate. È tanto che non vi vedo. Ma sei tu che sei sparita? Ma dove sei stata Via per lavoro così tanto tempo? Non ti sei fatta più viva. Eravamo ah. preoccupate. L'hai vesti. Ma un'importante <ride> novità da... Comunicare. E lei, beh, sono sicura che mi lascerà come una statua la tua novità, perché tu sei così, non perdi tempo a prendere mosche, beh, sì, è vero, io non perdo tempo, beh, comunque io sono, sai, sempre aperta alle tue idee, anche le più folli, eh, beh, lo sai come è fatta tua sorella, vai, vai a salutare anche le altre, tesoro, vai... Guardate la camminata, ragazzi, eh, ora la pancia è. Tesoro! Eh sì, perché la nostra è ufficialmente entrata, ragazzi. nel secondo trimestre. Eh, nel primo non si vedeva nulla, ma ora che siamo nel secondo. Allora, non dirmi che hai iniziato a leggere libri o che hai passato il tuo tempo soltanto a dedicarti a cene di lusso? Oh, Dio, non mi. era è di così superficiale, spero. No, no, guarda, eh, certo perché leggere libri è da superficiali. Oh tesoro, tu sì che mi dai gioie. Che è? Quattro sorelle, ha rotto qualcosa? No. No, no, e non voglio che scoppi una guerra, ho una notizia da comunicarvi. Tu hai scritto un nuovo capitolo della tua vita, qualcosa di interessante? Beh sì, io stavo pensando di trasferirmi, ma guarda, trasferirsi costa molti soldi, valuta bene. Comunque, effettivamente, tornando in tema libri, potrebbe sembrare una cosa da romanzo, ma non lo è. Questo ci tenevo a dirvelo, e lei eh, saluta anche Mira, tesoro. Perché voglio dire, come minimo, saluti la tua gemella. Perché vi ricordo, ragazzi, che Mira è la gemella della nostra Deidre. Vai. E poi, guarda. Manda fuori la piccolina quindi devi andare a fare i tuoi bisogni, Tesoro. Oh, sorellina, mi sei mancata così tanto. Però, manda fuori lei, ti prego, perché altrimenti la vedo dura qui. Dai, vai a fare le tue cose poi prendi una porzione insieme, anche perché sono le due. Oh, è imparato a da fare la pipì all'aperto, meno male. Prendiamo qualcosa da mangiare, ragazze. Devo comunicarvi qualcosa. Uh, sì, avevo una fame. La mamma prepara sempre dei manicaretti deliziosi. Bene, cosa devi dirci? E lei, ragazzi, così, proprio di botto, senza nemmeno girarci più di tanto intorno, condividerà la grande notizia con le sue sorelle. Sì. Perché la nostra è così? Insomma, vi aspettavate fosse un tantinello più, come dire, morbida? Devo dirvi qualcosa, sono incinta, sai cosa? Eccolo lì. Prima reazione, ragazzi, e questa credo non sarà la prima e l'ultima che vedremo intorno a questo tavolo. Cos, di chi, come, quando, perché? Stai scherzando, spero? Mai letto qualche libro sulla genitorialità, almeno? Non ti vedo pronta, guarda che non è come una partita di baseball. Tu che cosa ne pensi del fatto che sono incinta? Sei incinta, ma non era uno scherzo? No tesoro, non lo era. Vedete, ve l'avevo detto, tutte sconvolte, perché giustamente sanno che Deidre è un po' come dire eccentrica, ragazzi, ma non se l'aspettavano, no? Oh mio dio, prevedo tanti giorni di pioggia nella tua vita tesoro. Ma lo sai che i bambini, insomma, bisogna essere molto puliti con loro. Ma veramente non stavi scherzando? No, tesoro, veramente non stava scherzando, rassegnatevi. Perché non è uno scherzo? Diceva sul serio. Tutte sconvolte, ma non stava scherzando. Oh, mamma mia, la vedo veramente dura per te. E, e, e Barry? Hai pensato a lei? È come una, una figlia, alla fine, per te, no? Ma certo, vedrai che andrà d'accordo perfettamente con uh, il bambino o la bambina. Ripeto, hai letto qualche libro sulla genitorialità? Perché non ti vedo molto ferrata? Hai fatto delle ricerche online? Almeno dal computer? Questa sospira, ragazzi, stiamo messi bene. Lei sì, guarda, che lo so che avere un figlio non è come un videogioco, eh, cosa credete? Ho fatto le mie ricerche. Eh? Non vi preoccupate. E lei, non dovremmo preoccuparci, non è come bere un cappuccino, sai? Beh, sì, eh, effettivamente hanno ragione. Chiedi della carriera, intanto, anche tu domanda loro come va. No, disputa chi, di chi è il migliore, dai. Siete più che adulte di, per, per queste cose. Chiedile della sua giornata, insomma. Ma voi invece come va? Sofia è disoccupata, sì, infatti ragazzi devo sistemarle ancora. Raccontatemi voi qualcosa, insomma, vi ha sconvolto. Vabbè, ovviamente, ragazzi, immaginiamo le abbia aggiornate su tutto. Dai, pensa anche tu che sei un'idea così folle? E lei, beh sì! Ti dico la verità. Insomma, trovare un donatore tramite il computer, non lo so, mi sembra una cosa assurda. Beh, effettivamente però dovevate aspettarvelo perché è Daedere. Vabbè, che sei tu, però sai. Suona un po' strano. Su, affrontiamo questa cosa con un sorriso. Tesoro, è come guarda. Essere sepolti da una nevicata molto intensa mi è veramente stata come una doccia fredda. Già, non hai sprecato tempo ad andare solo a cena fuori, eh? Vabbè, insomma, abbiamo capito. Non hanno approvato molto, ragazzi, le sue sorelle. Del resto, come aveva, no? Mm, fra virgolette, predetto, mettiamola in questo modo. La nostra, vai, Fratellino, che piacere vederti. Oh, anche per me, sorellina, ma. Ti vedo abbastanza rotondetta. C'è qualcosa che mi devi dire? Qualcosa che magari non sei è abbidonata, spero, e che non mi faccia trasferire altrove? E lei, oh su, tanto ormai te l'hanno già detto, lo so, lo immagino. Lo so, ho lasciato tutti come statue. Ma sono incinta! Oddio, io speravo che loro scherzassero, eh lo so, caro, invece no, qui non scherza proprio nessuno, guarda lei, lo sapevo che sarebbe rimasto scioccato, me lo sentivo, eh lo so, tesoro, ma chiunque qui, eh, cioè, eh, voglio dire, ma ragazzi, proprio perché comunque nessuno ha mai visto Daedre così, cioè, la ricerca comunque, ecco, di una relazione, del formare una famiglia, no? Del creare un rapporto, come dire, stabile con qualcuno, quindi è normale, ragazzi, che questa notizia... Come dire, sconvolga un po', un po tutti, co ecco. Ma come funziona? Cioè, hai pagato per rimanere incinta, è una cosa strana. Non pensi scoppierà una guerra con mamma e papà, insomma, con i tuoi genitori? E lei, oh, vi prego, ho già chiarito tutto anche con loro. E io pensavo fossi ingrassata perché magari avevi mangiato del cibo spazzatura, figuriamoci. Non è andata così, ragazzi. Ma quale cibo spazzatura? Io che mangio cibo spazzatura? Non scherziamo? Beh, tesoro, sì, tu lo mangi il cibo spazzatura. Ma tu hai capito che avere un figlio non è facile, come. insomma, mangiare il cibo spazzatura avere un... o giocare una partita di, di baseball, vero? Ma sì, sì, l'ho capito, sorellina. Non ti preoccupare. Oh, vedi, eh, ci sono anche una questione economica in mezzo. Io spero tu stia scherzando. No, guarda, un discorso un po' intricato, sai, in ambito politico non puoi capire. Eh, vabbè, sì, certo, tesoro, come no. Io prevedo tante nuvole nel tuo futuro, lo sai? Lei oh, quanto siete disfattiste proprio! Perché aprite bocca e gli date fiato così? Ma tesoro, non è un... Non stai cercando di scrivere un capitolo facile della tua vita, capisci? È molto complicato avere. Insomma, no, stabilire un rapporto del genere. Beh, certo, non è una vita da casa delle bambole, lei sta qui che si vuole impicciare, ragazzi, molto semplicemente. Guardate che lo so! Ma perché la stai sgridando, povera? chiedi della carriera a tuo fratello. E come si, insomma, stanno tutti qua a discutere degli interessi, tutti qua a parlare di questa storia, ragazzi, perché effettivamente eh, la nostra ha sconvolto un po' tutti. Sono tutti sconvolti da questa notizia, ragazzi. Insomma, è qua che si ingozza facendo la vaga. Va bene, ok tesoro, mi fa tanto piacere per te. Guarda un canale I classici della tv Patata che c'è Dove è andata ragazzi Non la vedo qua E torna a casa anche Milton Milton caro fai una cosa Sveglia la piccola Strawberry Io non capisco perché debba scoppiare una guerra Per questa cosa Beh sai è un'amicizia di letto la vostra Come funziona insomma io non sono molto pratico In queste cose Beh, sei partita per un viaggio, capisci? E sei tornata incinta! Insomma, altro che una botta di colore nella tua vita? Ebbene in effetti, ha ragione, tesoro mio, eh. Intraprendi un'avventura insieme, guarda, fai un'avventura con lei. Insomma, vabbè, ragazzi, stanno tutti qui a discutere. È un qualcosa che li ha profondamente sconvolti. Prevedo giorni di pioggia nella tua vita. Non era questo il colore che mi aspettavo? <coughs> Scusate, ma io sono la tua gemella perché non hai parlato prima con me. Uh, avere un figlio non è un videogioco. Come giocare con un videogioco? Vabbè, insomma, tutte queste discussioni, ragazzi. Al punto tale che la nostra si secca da una certa e per parlare dei suoi sogni dice: Voi non sapete quali sono i miei obiettivi, quali sono le mie aspirazioni. Io ho dei sogni, capisci, tesoro? Eh, lo capite tutti quanti? Ho degli obiettivi e preferisco morire piuttosto che non portarli a termine. Sei sempre la solita esagerata, ma sì tesoro, vuoi che la mamma ti prepari un tramezzino al formaggio grigliato e ne parliamo con più calma? Ascolta le tue sorelle, guarda che sanno quello che dicono. Oddio, a me sembrano solo delle oche pronte a starnazzare su qualunque cosa ma io faccia. Sta male ragazzi, cioè, sapeva che non avrebbe mai... come dire... Siediti qua tesoro. Trovato l'approvazione nelle sue sorelle, nella sua famiglia, però non pensava di ricevere tutte queste critiche. Dopotutto è la sua vita, no? E non capisce perché tutti debbano giudicarla in questo modo. Quindi dai, fai un'ultima chiacchierata con loro, perché poi dopo questo, no? Chiedere della giornata, fai un po' così delle chiacchiere, parla della temperatura gelida. Secondo me scoppierà una bomba quando papà lo saprà. Ma guarda che papà lo sa, e non è ancora scoppiata una bomba? Anche se scoppiasse una bomba, cosa pensi che potrebbe farmi? Ok? Papà mica è una persona gelida di cuore. Eh beh, effettivamente ha ragione, papà, secondo me prenderebbe l'auto e se la svignerebbe se potesse. Sappiamo tutti, no? È vero? Che insomma quello è stato sempre un avversario per nostro padre non è una persona che papà vede di buon occhio chiamiamolo un avversario ragazzi ovviamente fra molte virgolette una presenza nella vita di Milton padre intendono loro il padre di Renji il culo sa chi padre ragazzi praticamente ah sì lo so anch'io però caro, guarda, lascia fare, vieni qua, siediti Giada ha ragione Vabbè, quello se ne va ragazzi, perché era meglio se fosse andato a mangiare del cibo spazzatura E lui ragazzi, ovviamente farà una conversazione Allora vostra sorella ve l'ha detta la terribile notizia? Perché per lui, ragazzi, ovviamente è la terribile notizia. Un po' perché una delle sue pi piccoline, perché secondo lui, ragazzi, sono sempre piccole, ehm, è, è rimasta incinta. E quindi, come dire, lui sta per diventare nonno. Quindi vuol dire che questo, questo vuol dire che diventerà insomma vecchio. Perché Milton è anziano, ragazzi, no? Però finché eh, cioè, non, non si sente anziano, vedete ancora la tinta, ancora questo colore. Poi, no, il suo colore naturale, ragazzi, questo colore che non va via, insomma. E quindi sì, insomma, le sue sorelle le sue figlie dicono: papà, certo, ci ha sconvolte, però, che possiamo fare? Vi prego, non fate neanche voi una cosa del genere. Oddio, oh, papà, ti prego, bisogna essere persone pulite. Io lo sono, non ho fatto nulla di male. Quindi smettetela con questi discorsi da immondizia adesso. Va bene? Io vado in bagno e me ne vado a letto perché sono stanca. Beh, nostra sorella avrà fatto anche una lamata, papà, però è la sua vita e noi dobbiamo accettarlo. Eh sì, cara. Tu sì che sei saggia. Quindi, poi, tesoro, te ne vai a dormire perché dice io. Ciao a tutti. Terminerà anche il raduno. Si è un po' stancata, ragazzi, dei giudizi della sua famiglia. Inoltre, papà prepara un cassettone perché a quanto pare quello si trasferirà qui. Non era meglio se restavamo noi a vivere qui? Almeno non avevi spazio per lui, effettivamente. Perché sono andate via? Eh, lo so, caro. Sono duri colpi questi, eh. Veramente duri colpi. Quindi, Milton ripulisce tutto. Le sue figlie sono andate via. E eh, quindi sì, ragazzi, il nostro come dire non l'ha presa bene, Violet nemmeno. però Violet è un po' più elastica di Milton. Cioè, da una parte, Milton per ora non ha proprio considerato, fra virgolette, cioè no, fra virgolette, proprio la gioia del, di, del diventare nonno, cioè di un, di un altro piccolo o piccola Rainbow che no? Andrà in giro per questa casa. Ah. Non l'ha proprio considerato ragazzi, cioè in questo momento lui vede soltanto l'aspetto negativo, sua figlia si è, secondo lui, buttata in un progetto folle con una persona poco raccomandabile. Perché Milton, diciamo, nel, nella sua lunga carriera ha avuto a che fare con questo soggetto, per motivi lavorativi ovviamente ragazzi. Con, o meglio, con il padre del, di Renji, appunto. Con il padre, quindi, del soggetto. E non approva, ragazzi, non approva. Quindi guarda rete Cultura Mondiale, tesoro. Tuttavia sa... Che sua figlia da brava Rainbow... Qual è? Non l'ascolterà mai, fondamentalmente. Farà sempre di testa sua. Vieni a sederti, tesoro. Farà sempre di testa sua. E non cambierà, certo, ed è anche perché, ragazzi, voglio dire... Ormai il bimbo è in arrivo, quindi c'è poco da cambiare idea, diciamocelo proprio apertamente. E quindi sì, ragazzi, è qui, si consola guardando un po' di televisione, ma... Eh... Ma non era meglio evitare di avere figli e avere solo cucciolotti come te, come il mio piccolo bandit, che ormai non c'è più, il mio banditello. Non, voi non mi date le preoccupazioni e le ansie che mi danno... I miei figli Non mi fate sentire più vecchio Eh beh certo caro questo è ovvio Quindi ragazzi io direi che con il nostro Milton Che si consola accarezzando la piccola Strawberry noi possiamo fermarci qua per questo episodio. se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link al canale dei amici. youtuber. Andate iscrivetevi, campanelline attive. Perché solo in questo modo io vi arriverò notifica quando qualcuno di loro, o di noi in generale, pubblica un video nel proprio canale. Scusate, ragazzi. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi perché ne vale la pena. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sul Soul Simmers. E non.